nessuno! Vedete, Messie de Monselier, avete tirato troppo la corda e la corda si è rotta. Questi assalti alle residenze dei nobili in tutta la nazione non sono atti di volgare vandalismo. Al contrario, signori, io ne sono fiero, mi riempiono d'orgoglio. Essi sono i roghi funebri per la cremazione del privilegio. Annunciate al popolo che riconoscete l'ingiustizia di fondo di quei diritti acquisiti nei secoli dall'aristocrazia solo grazie all'ignoranza! Il nostro collega della Bretagna ha ragione. Il popolo è adirato e la sua ira è più che legittima. Io, Visconte di Noailles, propongo che tutti i privilegi a favore della nobiltà vengano subito aboliti. Io, Conte di Beauharnais, propongo che da oggi in poi gli incarichi pubblici siano accessibili a tutti quanti, nobili e ai cittadini comuni. Io, Duca di La Rochefoucauld-Liancourt, chiedo che questa assemblea abolisca finalmente e per sempre la schiavitù dei negri, il cui stato miserevole non deve farci dimenticare i loro diritti in quanto esseri umani. Io, vescovo della città di Nancy, rinuncio a tutti i benefici e i privilegi che la Chiesa ingiustamente ha voluto arrogarsi per troppo lungo tempo. Io, Marchese di Blacon, propongo che le province abbandonino di propria iniziativa tutti quei privilegi di cui alcune godono ancora. Mi rivolgo a voi della Bretagna. Rinunciate volontariamente ai vostri privilegi? Sì! Sì! E voi, dell'Artois? Sì! La Provenza? Sì! Alvernia? Sì! Si sono solo ubriacati di belle parole e buone intenzioni, ma domani mattina, passato l'effetto della sbornia, si rimangeranno tutto. Tutto quello che hanno detto. Beh, sì.